Insomma, il mio destino è che devo passare tutta la vita ad aspettare quel disgraziato. Ah, eccolo qui. Vieni avanti, cretino. Tocca. Sono preoccupato. Ah, sei preoccupato? Piuttosto si può sapere cos'è questo straccio che hai qui? Che cos'è? È proprio questo che mi preoccupa. Dico, ma mi vuoi spiegare? Adesso, il dottore, no? Ah, sì, mi hanno detto che non stavi bene. E cosa hai fatto? Stamattina ho andato dal dottore. Io sono andato dal dottore. Ah. Allora, dicevo, stamattina io ho andato dal dottore. Io sono andato dal dottore. Che t'ha trovato? A me? T'ha trovato niente? Cosa doveva trovarmi? A me invece, stamattina, quando io ho andato dal dottore... Ma no, ma tu devi dire, io sono andato dal dottore. Tu sei andata dal dottore. Ma no, che non ci sono andato. Cosa andato? Allora perché hai detto che hai stato dal dottore? Ma sai tu che devi... Tu hai detto che hai stato dal dottore. No, Vendro io avendo avuto... Stai calmo. Devi dire soltanto sono stato dal dottore. Basta. E che ho detto prima? Io hai detto che ero andato. Vai avanti. Io ho andato dal dottore. Non tu hai stato. Sì, va bene, come vuoi tu, parla. Cosa t'ha detto? Il dottore, quello prima mi ha messo un dito sotto la... Sotto la... Il dito, sotto la... Sotto la... Sì, t'ha guardato nell'occhio. E ha detto, c'ha la mia età. Il dottore ti ha detto che hai la sua età? Eh. E cosa sarebbe, una malattia? No, ha detto che io avevo la sua età. Ma cosa c'entra? Scusami, si può spiegare? L'ha detto lui, ma guardate dentro. Sì. Ha detto, cosa lei ha gli anni mia. Ma soltanto fammi il favore, smettila! L'anemia! L'anemia. Sei scarso di uomo di rosso. Oh. Insomma, cosa ti ha detto? E allora, io ho detto, devo andare da un specialista. Ah, ti ha mandato da uno specialista? Quello mi ha dato l'indirizzo e a Torino l'ho ingoiato. Sei andato a Torino a ingoiare chi? Cosa? Quello mi ha dato l'indirizzo. Sì. A Torino l'ho ingoiato. Ma chi ha ingoiato a Torino? Lo specialista? No, quello è lo specialista, sì. Quello che fa orecchio, naso e gola. Quella a Torino l'ho ingoiata. Ho capito. O Torino la ringoiatra. È questo che volevi dire? Vai avanti, che disgraziato. Quella mamma ha trovato che ho la malattia della pianta. C'hai una malattia della pianta? Del legno. Io sono ammalato di legno. Ma cosa c'hai però, no? Spera. La malattia del legno. No, quella l'ha detta l'altro dottore. Cosa? Però non spera di stare meglio dopo. Ma no, stai zitto! Non capisci cosa ti ha detto. Hai la malattia di che cosa? Io ho la malattia del legno. Della quercia? È un nome di una pianta, ma non mi ricordo. Del leccio? Del brintisio, Taranto, che fa lo spirito. No, leccio è una pianta, idiota. Ma guarda che roba. Insomma, del pino? No, quel nome... Io ho la malattia delle... Aspetta, io sono ammalata di faggio. No. Di faggio? Sono ammalata di pero. No. Sono ammalato di abete? Diabete, quella che insomma, diabete. Piantala, disgraziato! Ma almeno mi vuoi spiegare che cos'è questa roba? È questo che mi preoccupa. Che cosa? Che io ho detto, dottore, è grave questo diabete. Ah. Lui ha detto no, però vi dovete portare lo strascico. Senti, vai via, sai! Vai via!